È difficile fare il trading, questo è il momento più difficile, capire quando è finita la discesa, quando ricomincia la salita, quando è un ritracciamento, quando è un'inversione di trend, quando uscire dalle posizioni short, quando aumentare le posizioni long. Questo è il trading praticamente che ha praticamente sorpreso tutti, me stesso in primo luogo, nella discesa dell'euro-dollaro, perché non sono le elezioni, è una scusa che hanno, non sono le elezioni tedesche, non so, è una scusa che adesso è arrivato il momento che il dollaro è troppo debole, allora si deve caricare un po' il dollaro è forte e l'euro è debole. È come ogni volta faccio il paragone delle due valute malate, l'euro malato, il dollaro malato, allora sì, la bilancia va da chi sta più male praticamente, scende dove sta più male. Adesso in questo momento sta più male l'euro, semplicissimo. Ma non va male così, perché va benissimo così, perché i sistemi automatici, per esempio, si stanno riprendendo dal colpo preso fino all'1,20, 1,21, e adesso si stanno riprendendo praticamente chiudendo delle posizioni short e girandosi praticamente mettendo delle posizioni long, che va benissimo. Quindi assolutamente, da quel punto di vista va bene. Dal punto di vista del trading discrezionale, bisogna stare, secondo me, oggi io farò, non farò tanto trading, farò nel pomeriggio quando c'è live trading, prenderò posizioni, farò un po', guarderò un attimino come si muove, perché siamo alla fine, siamo praticamente sul minimo assoluto, quindi abbiamo sempre ogni giorno minimo assoluto, quindi prendere posizione sull'H1, sull'H4. L'H4 sarebbe uno short, per esempio, o era uno short adesso andremo anche a vedere i segnali short che ci sono stati. Un attimino solo che finisco di sistemare il settaggio adesso vedete qui che c'è già la nuova versione, l'1.3. Sicuramente avete l'1.2, se non avete l'1.3 andate nel sito, dovrebbe essere già disponibile anche l'1.3. La miglioria dell'1.3 è soltanto che non mi scrive più yesterday, today, non mi fa più il separatore di periodo, quindi non vedo più quelle scritte che mi davano fastidio. L'unica è questa, quindi alla fine è uguale l'1 e 2, soltanto che una piccola miglioria visiva. Va bene, quindi sì, allora le migliorie. Io sto guardando se questi settaggi per il daily vanno bene. Allora, perché non mi piacciono i settaggi del daily? Così incomincio a tenere. No, non l'ho visti negli altri giorni. Non so come si sono comportati negli altri giorni. So soltanto che adesso 30 periodi non mi danno soddisfazione nel capire, siccome il daily dovrebbe essere per me la bussola. Io devo capire quando c'è questo, devo capire quando c'è questo, devo capire quando c'è questo, quando c'è questo, quando c'è questo e quando c'è questo. Questo mi interesserebbe, quindi avrei capito da qui, tramite i segnali di questo, questa discesa. Ok, per capire questo, logicamente non lo potrò fare qui sopra, mai, però mi interessava su questo. Zona qui di breakout, sapere se era un breakout o un break-in, ok? Una rottura di questa zona. Quindi 30 periodi è il settaggio che ho messo all'inizio per capirlo, così capite anche un attimino la mia metodologia di capire un attimino come funziona, ok? 30 periodi sarebbero le ultime 30 candele. Ventotto, 29, 30. Guarda caso proprio da dove è partito. È un caso. Se da qui è già short, la direzione non è neanche un short abbastanza forte. Io volevo uno short forte qui in alto. Quindi devo ridurre a 30. Da 30 lo devo ridurre. Qui abbiamo 8, 10. Proviamo a metterlo a 15, vediamo cosa succede. Così cominciamo a studiare assieme impostazioni. Allora, questo qui lo metto a 15, allora abbiamo più forza. Poi questo, intanto mettiamo tutti a 15, quello centrale dovremmo metterlo un po' più, però intanto lo mettiamo a 15, vediamo cosa succede. Qui è più forte,
segnali sono più forti. Quindi io dovrei entrare long dopo i primi tre, entrare long. Ecco qui che mi sono anche adesso. Un attimo solo che devo andare perché oggi è mercoledì, quindi rispondo al telefono. Un attimo solo. Eccomi qua, scusatemi. Allora, ritorniamo. Ai ai ai. Già mi dà più forza, allora, 15-15-15 mi dà più forza. Il problema dell'euro-dollaro sul daily, non dell'euro-dollaro sul daily, è che devo aspettare veramente dei movimenti, perché non è che posso fare un bel test con l'indicatore di capire com'è qui. Non lo posso fare, però potrei fare anche visivamente con l'indicatore un bel test, lo potrei anche fare e lo farò oggi nel pomeriggio quando ho un po' di tempo, però per il momento voglio stare a vedere come si comporta adesso il grafico. Allora, tanto la direzione che mi dà 5 pallini, la direzione mi dà 5 pallini ed è così. La forza, c'è tanta forza, me ne dà 7. E l'accelerazione me ne dà 5, quindi per il momento lo sarei a 15, però la direzione che è posto a 15, la forza è lo sprint 15. Lo sprint sul daily non ha tanto, l'ultimo indicatore che è lo sprint, l'accelerazione non ha tanto tanta voce questo indicatore qui, perché siamo sul daily, quindi cosa mi interessa l'accelerazione di una candela daily? Mi interessa più l'andamento, andare a guardare come si muove il grafico per avere un trend. Quindi 15 lo abbasso addirittura a 5. Voglio vedere cosa mi succede se lo abbasso a 5. Così vediamo anche questo. Allora, a 5 l'accelerazione, logicamente prendendomi le ultime 5 candele, mi dà. Mi dà tutti i pallini rossi. Bene, ultima modifica, poi andiamo avanti con il webinar. L'ultima modifica lo mettiamo non più a 5, ma lo mettiamo a 8. 7 e mezzo sarebbe a posto, ma lo mettiamo a 8, va bene lo stesso. Ok? Ok, perfetto. Quindi mi prende le ultime 8 candele, sono l'accelerazione massima, chiaro, 3, 3, 6 e 8, quindi questa è la massima. Chiaro che incomincia a togliermi questa, devo tenere un attimino il conto di queste due candele quando me le toglie per capire come si compongono questi pallini. Quindi mi sono fatto un attimino un esame di capire come funziona su come poterlo usare nel miglior modo sul daily. Quindi adesso ho spostato il parametro ridotto, mi sembra a posto, adesso la salvo così, a posto. Voglio capire quando mi riparte un ciclo mensile, praticamente vorrei capire se riesco a tradarmi questa cosa qui nella ripartenza mensile. Ok? Quindi ripartire con un ciclo devo aspettare il segnale, devo rispettare il tempo. Adesso col senno di poi posso dire che questo è il mezzo ciclo. Allora, questa è la prima gamma, questa è la seconda, questa è la terza. Va bene, lo lascio così. Qui ho un altro segnale da mezzo ciclo che è questo. Allora posso capire che era questo. 1, 2, 3 e 4. Ok, quindi si è risolto il problema che avevamo l'altra volta, che non riuscivo a capire. Ce l'abbiamo allora. Lo segniamo così. Il mezzo ciclo arriva un po' in ritardo, lo mettiamo qui. È giusto fare questa cosa qui che adesso non mi serve, però mi servirà in futuro quando trado il daily con l'indicatore e avrò la possibilità di controllare sempre l'andamento del grafico tramite il segnale. Per il momento lo lasciamo così, non so dove arriva, quindi lo lascio così. Questo è il ciclo mensile, è una M ciclica, va bene, va benissimo. La lunghezza della gamba è praticamente
candele, da qui invece diventa un po' di più, no? Forse 10, 11, va benissimo. Questa qui è di 5 e questa qui sicuramente adesso si protrae più in alto, sarà più grande. Quindi assolutamente siamo a posto con il ciclo mensile, questa è la dichiarazione del ciclo mensile. Poi è difficile capire l'andamento dell'euro-dollaro quando ci sono queste cose, queste discese così repentine. Andiamo a vedere la parte tecnica, che sarebbe la cosa migliore, è riuscire a staccare. La cosa che quest'anno è il mio punto principale, dopo aver passato un periodo di pausa con le ferie e di riflessione, ho voluto ulteriormente lasciare tutto quanto quello che dà passare al caso, non passare più a farmi influenzare dalle notizie macroeconomiche, ma guardare soltanto la parte tecnica. La parte tecnica. Se siamo nel ciclo 4, se siamo in una forca di pitch discendente, qual erano i segnali short? Questo era il primo fate conto che questa è la forca di pitch, era questa. Questo è il bastone. Questo era il primo tridente centrale e la parte di sotto. Questa è la prima forca di pitch. Ok? Dalla parte alta scendo. Ritorno nella parte alta, ma massimi decrescenti, e continuo a scendere nella parte bassa. Ok, questo è il suo lavoro della prima forca di pitch. Andiamo a vedere una forca ancora più grande, che sarebbe questa. Sarebbe questa, che poi adesso vado a prolungare, e sarebbe questa qui. Che più o meno, la sto disegnando così, poi adesso mi sto vedendo che ci sono dei minimi interessanti da dove. Che è proprio praticamente al centro dove dovrò andare a segnare una forca di pitch, ma non importa, mi basta sapere questo tridente. Dove si sta fermando adesso il prezzo? Quindi, senza aspettare, senza guardare le macroeconomie, senza niente, il trend era short. Poi, ciclicamente, come eravamo messi? Ciclo 1, ciclo 2, ciclo 3, mi mancava il ciclo 4, l'ho fatto così. Andando a rompere con questo minimo non ce l'ha fatta, ma lo fa con questo minimo, e questo qui è il ciclo 4. Che c'è frattalità, e questo è il bello, la frattalità, da qui a qui a qui, questi punti qui sono frattali l'uno con l'altro, hanno più o meno la stessa distanza, e quindi qui finisce il ciclo, e qui mi riparte qualcos'altro. Andiamo a finire l'analisi ciclica. Ok, ad occhio la metto già qui, su questo minimo qui, perché questo non lo posso usare come minimo perché è ancora superiore a questo. Abbiamo un ciclo 3 ribassista, quindi mi chiamo un ciclo 4 ribassista, che lo fa qui. Frattalità delle candele è 43, 42, quindi perfetto, qui mi finisce il ciclo. Quello che viene dopo probabilmente sarà una X, ok? Adesso mi devo riaspettare una ripartenza ciclica di un ciclo 1 sull'H1. Bene, riportiamoci a questo. Tutto coincide, quello è la cosa che fa sempre, che sorprende sempre. Questo massimo qui con questo massimo qui mi traccio la prima trend line, che sono parallele a tutte le altre. Più o meno sono parallele, questa poco poco più inclinata. Però probabilmente anche non è messa bene, però uguale. Anche se rimangono, non sono perfette, è la cosa migliore secondo me usare la forca di pitch così e non usare la forca di pitch, quella fornita dal MetaTrader, perché è troppo ferma, non è flessibile. Mettendo le trend line siamo un attimo un po' più flessibili. Ok, siamo nella parte bassa della forca di pitch, da qui si chiamerebbe un long, ok? Che ancora non lo faccio, devo ancora capire dove sono andato, però praticamente questa è la chiusura della distribuzione H4. Qui siamo nell'H4. Prossimo segnale long che farò io è questo. Prezzo sopra la 12, media mobile, ciclica, prezzo sopra il pivot, prezzo sopra questo dente, questo tridente del
della ponte di Pisa. Ok? Quindi sull'H4 questo è il segnale long che mi concede. Questa la tolgo, non mi serve più. Ok, non lo faccio adesso, non mi interessa. Questi erano i segnali long dell'indicatore Island. Segnali long dell'indicatore Island erano questi. Da questa parte, scusa, segnali short. Da questa parte lo short. Qui questo era vecchio, ero dimenticato, lo cancelliamo ormai, non serve più. Questo era il primo segnale short, contrario, non si faceva perché la linea verde è sopra la linea rossa. Qui sarebbe stato il primo, non era bello farlo, ma su questo blackout. Breakout, eccolo. Quindi il primo segnale short era questo, pagava ancora 100 pips. Adesso capire dove si ferma sull'H4 non mi interessa proprio perché non avrei un vabbè, vedere che arriva fino a qui, non lo so, non so dove arriva. 1,1660, tutto è possibile, ma sono altri 100 pips di discesa. Ma è così debole l'euro da farti da scendere così velocemente? Non lo so. Quindi segnale short era quello, non se ne fanno altri. L'H1, che come avete notato, chi sta usando l'indicatore sta dando sempre segnali. Adesso l'indicatore è già il punto 30, qui l'ho già cambiato. Andiamo a vedere, sicuramente 12, 12, 12, 12, 12, 12. Mi va bene lasciarlo così per il momento, non mi interessa metterlo in un'altra maniera. Abbiamo tutti i pallini rossi, tutto rosso, tutto rosso. Vedete, questo è la forza, non è proprio pieno al 5%, ma è sopra i 5 pallini, e lo sprint di accelerazione è pieno. Bene, cosa posso comprendere adesso? Con l'indicatore mi dice vado short. Sì, potrei fare alla cieca, continuarmi a fare lo short. A un certo punto, quello che mi interessa e voglio trasmettere è che l'indicatore prima o poi dovrà smettere di dare segnali short, ma prima di smettere continuerà a darlo fino a quando il segnale short diventa debole. Quindi ricomincia la discesa dei pallini rossi fino a diventare tutti bianchi e l'ultimo ricominciare verde, a ricaricarsi sul verde. Questo lo può fare in un ritracciamento, come lo può fare anche in un'inversione di trend. Quindi questa è la cosa più difficile che ho detto all'inizio, capire l'inversione del trend, capire un ritracciamento è praticamente la cosa che è difficile da capire e non riusciamo a farlo. Bene, ciclicamente come siamo messi? 1, rialzista, 2, ribassista, mi aspetto un ciclo 3, ribassista. Allora, andiamo a vedere prima la frattalità dei cicli, se siamo messi giusti così. Questo ciclo qua mi dura 40, 39, va bene, e questo ciclo qua mi dura 43. Quindi siamo perfetti. Adesso siamo nel ciclo 3, da questo minimo qui. Segniamoli. 2 e 3. Ok. Anche qui capire la differenza, capire da dove devo ripartire. Allora, non ho segnali. Allora, siccome noi deriviamo da una distribuzione che è questa, praticamente la distribuzione in questo caso è questa qui, giusto? Però è la continuazione di questa distribuzione qui. Anche se è fatta così, la devo vedere da questo punto qui a questo punto qui. Quindi la campana gaussiana è partita qui e deve terminare con una lateralità. Se questo poi mi va in laterale, io avrò un segnale long sopra la lateralità di ripartenza nuova distribuzione, fregandomi di che ciclo sono, toccando la 48 e riparte il mio ciclo 1. Quindi riparte la nuova distribuzione e ho di nuovo la situazione da controllare in long. Bene, adesso per me, perché non voglio fare ulteriori short? Perché non ho segnali short. I segnali short sono già esauriti, quindi o si entrava prima short e si giostrava le posizioni in estere, ma adesso sui minimi assoluti di rientrare nuovamente short non me la sento e non lo voglio fare. Ok?
La correlazione con la sterlina dollaro, lo sta scrivendo Federico, non c'è, anche se sta scendendo la sterlina dollaro, non c'è, quindi non si può tradare neanche il ritracciamento della sterlina dollaro. Voglio addirittura eliminarmi queste due posizioni in poca perdita adesso, quindi sono vicino già a chiuderle, le sterline dollaro, perché non mi piace l'andamento della sterlina dollaro. Okay? Sto veramente solo sull'euro dollaro e l'euro yen. Anche l'euro yen ne ho ancora una che è a 100 punti, quindi 100 punti di distanza appena la chiudo. Bene, andiamo avanti. Indice del dollaro molto forte, quindi euro dollaro debole, chiaro, questa è una cosa. Quello che dico, ho detto anche prima, le valute sono praticamente questa valuta dell'euro-dollaro che sono sopra la bilancia di chi sta peggio, per il momento sta peggio l'euro. Causa, motivo, le elezioni tedesche, anche se non è questo il motivo è la speculazione, ma va bene lo stesso. Ok? Possiamo dare la colpa a chiunque. Questo è il risultato. Allora, di dinamico sarei sorto. Infatti, l'evoluzione short è questa. Quando io dico di dinamico, sono posizioni statistiche da fare tutti i giorni. La posizione statistica da fare tutti i giorni è il prezzo esce dal canale giallo anche con la linea rossa, target la linea blu, nonché prima il pivot e seconda il pivot. Ok, quindi questa era long. Giorno dopo apre il mercato fuori con la linea rossa, quindi non si può fare il segnale, diventa solo un segnale quando la linea rossa, dopo il gap, è rientrata nel canale giallo. Da qui in poi esce la linea rossa, target la linea blu. E questo andava bene anche il secondo giorno. Terzo giorno nasce la linea rossa dentro, si porta su, mi dà un segnale long, che comunque non lo faccio perché è la notte. Giorno dopo questo esce, questo è il segnale short, target linea blu, nonché primo pivot e secondo pivot. Oggi la linea rossa nasce nel canale, segnale short, target linea blu, nonché primo pivot. Non posso fare altro che guardarmelo perché questa qui non l'ho fatta, perché la dovevo fare praticamente adesso sono le 9:40, candela delle 9, anzi delle 10, delle 9, delle 8, delle 6 del mattino. Avrei fatto alle 6 del mattino questo segnale short. Non l'ho fatto, però questo qui è un indicatore che lo usano in tanti perché è un indicatore perché si alza la mattina presto e deve andare a lavorare, guarda da che parte è l'indicatore, si fa il trade. E il trade è statisticamente superiore. La linea blu è un target statistico che ormai mi porto avanti da tanto tempo, non l'ho più aggiornato perché sta sempre funzionando, quindi non ho bisogno di funzionarlo. La linea rossa, la linea blu è statistica. Poi, chiaro che se c'è un pivot, adesso qui non vi posso fare l'esempio, ma se ho un pivot, questo magari poco prima della linea blu, accetto questo qui di take profit e non aspetto che vada sulla linea blu. Ok? Come poi avrei potuto accettare questo per poi tornare su e da qui rifarmi di nuovo il segnale sotto. Ok? Fare trading è molto difficile. Fare trading senza essere influenzati dall'andamento macroeconomico, dalle elezioni e tutto il resto, questo qui era continuazione di un trend short. Ok? Come posso cavalcare il trend con questo indicatore? Semplicissimo, qui ho degli scalini, ok? Che si formano, chiaro, si formano, sono delle linee statistiche che mi contano 3 giorni, quindi il primo giorno, il secondo giorno, il terzo giorno, per calcolarmi il quarto. Ok? Questo è il giorno che sto calcolando adesso. Se questo giorno qui incomincia a farmi da questo minimo qui incomincia a salire, mi va sopra la compresa, mi va qui, domani incomincio ad avere il canale giallo qui. Quindi avrei il primo scalino rialzista. Ok? Quindi fino a quando il trend è ribassista, io continuerò a tradarmi l'euro-dollaro ribassista e da qui incomincio a tradarmi il long da questo scalino qui. Se non me lo fa, continua la serie di scalini. Quindi anche questo indicatore che sì, Federico, è sul sito, lo puoi scaricare. Questo indicatore funziona praticamente statisticamente. Andiamo a vedere un attimino una panoramica perché così magari rendo più l'idea. Guardiamo solo la linea gialla. Ok, primo scalino rialzista, ok, segnale prima long e poi short, va giù, chiaro che lo scalino continua a essere discendente. Poi sale,
quindi trend long, va sempre a target, quasi sempre, se non va a target si avvicina, comunque va a prendere sempre la linea blu. Quando comincia a farmi poi gap, sac, e comincia a scendere, oppure discesa, comunque per via dei dati, qualsiasi motivo, incominciano a farmi dei scalini ribassiste. Nonché, dopo un gap, comincia a farmi di nuovo la parte rialzista, continua il trend. Quindi è un indicatore che comunque posso andare a individuare anche un trend internamente, anche se è intraday. Allora, visto che c'è qualcuno che ha avuto problemi a inserire degli indicatori, faccio l'esempio con questo indicatore qui, che visto che me lo stai chiedendo, Alessandro, e so perché sei nuovo, quindi il problema lo conosco ed è semplicissimo. Non essendo un indicatore interno del MetaTrader, ma un indicatore che tu inserisci. Prima cosa, l'indicatore per inserirlo, va qui, apri scheda dati, si apre la cartella, si va a MQL4 e lo si inserisce su indicatori. Questa è la cartella dei robot, questa è la cartella degli indicatori. Qui ci sono tutti gli indicatori. Qui inserisco gli indicatori che non sono del MetaTrader. Vedete, questo è il TTS, questo è il TTS da solo. Ok. Quando li ho inseriti lì dentro, prima cosa devo spegnere il MetaTrader, riavviarlo, e poi quando devo andare a inserire, vado qui, inserisci, indicatori, personalizza, trovo l'indicatore che ho inserito, tipo questo, TTS, lo clicco, metto sotto comune la spunta DLL, se no non mi funziona, e qui su valori di input devo mettere le mie password. L'indicatore funziona. Ok? Sono andato troppo veloce? Allora, inserisci indicatori, personalizza. Qui devi trovare l'indicatore se l'hai messo nella cartella giusta. Clicchi l'indicatore, metti il login e la password del sito Visual. Metti la spunta su DLL, se no non te lo accetta, ok? E poi dai l'ok. E l'indicatore parte. Allora, un attimo che già che siamo sul minuto, andiamo a vederci una cosa. Non per me, un piccolo longino da partenza ciclo 1 sul minuto, partenza ciclo 1, lo prendiamo veloce. Allora, questo è il minimo assoluto. Ho toccato la 48, ho rotto il massimo precedente della lateralità, quindi sto cercando di ripartire col ciclo 1. Ciclo 1, che sarebbe meglio ancora riprendere la ripartenza del ciclo 2, non la partenza del ciclo 1. Quindi questo trade è un trade un po' veloce da fare. Siamo sopra la 48, siamo sopra la media 12 periodi. Stop loss, minimo assoluto. Ok, questo è il minimo assoluto, sotto questo minimo qui non deve andare. Ok, andiamo a vedere un attimino anche su 5 minuti. Ok, poi un attimo volevo anche controllare la forza. Ok, grazie. Allora sono stato chiaro, Ale, no? Giusto. Prova direttamente a metterlo adesso nel webinar, se riesci durante il webinar a inserire l'indicatore, così se hai ancora qualche domanda me lo puoi fare direttamente qui, visto che poi non ci sono perché devo preparare, non è che mi devo preparare, ma voglio fare un po' un attimino di relax, devo sistemare delle cose prima del webinar del pomeriggio. Ok? Va bene. Ok.
Questa è una zona di pullback. Sì, questa potrebbe essere anche una zona di pullback, però io non mi interessa. Vi ripeto, devo focalizzare che sto tradando praticamente soltanto il prezzo. Io trado il prezzo, non mi interessa di macro dati, non mi interessa niente. Non ho neanche guardato l'indicatore, però l'indicatore, se voglio guardarlo, abbiamo la velocità, cioè l'accelerazione sono due pallini solo sul primo assist. Eccolo qui. Perché sta oscillando da questa qui, siamo sul minuto. Settato l'indicatore a pochi periodi, adesso qui ne ho due dentro, chissà quale sarà. Questo lo cancello, che è quello che ho fatto il test. Cancello. Chiudo, mi riparto. Adesso non c'è più. Bravo. Bravo, bravo. Vabbè, così facciamo. Ok. Dodici. Ma adesso è ripartito, ora non c'è. È ripartito, allora, perfetto, c'è. Allora. È ripartito. Allora, andiamo a vederlo. Infatti ce n'erano due, mi sembra una strada. 45, 45, 45 è la misura che sto usando sul minuto, ok? Per il momento sto usando questa, le ho lasciate tutte e tre uguali proprio per cercare di capire come gestirlo. La direzione cambia velocemente perché siamo sul minuto, pronti per prendere profitto. Lo sprint, l'accelerazione è ancora rossa, ok? Sta cercando di capire se c'è un'accelerazione più forte, però se fosse un'accelerazione forte ribassista, puntini sarebbero di più. Quindi, dietreggiando, se sono tutti rossi e incomincia a diventare debole, prendiamo la pinna rossa perché se no non ci vedo. Se fossero tutti rossi, anche questi rossi, quando incomincia a diventare debole, cancelliamo a pallini, a pallini, a pallini, a pallini, a pallini, fino a quando a ritornare meno. Quindi l'accelerazione ribassista è debole, probabilmente si diventa ancora una meno, ancora meglio, perché allora vuol dire che sta salendo, cioè l'accelerazione che diventerà verde. Ok? Quindi questa è la lettura dell'indicatore, si deve capire come leggerlo, non è che sia assolutamente capire l'inversione, come ho detto all'inizio del webinar, la cosa più difficile. Un attimino solo che vado a vedere perché c'è ancora qualcuno che questa tonalità. Scusate. Allora. La prima cosa che vado a vedere perché ancora non c'è. Ancora che non spiego niente su Skype, chi vuole capire, può capire, chi vuole seguire il webinar per capire come funziona l'indicatore o se viene al webinar si guarda la registrazione. Non sono un formatore di Treda per chi li scrive su Skype. Così la capiamo, perché se faccio solo questo lavoro seguo più di 100 persone su Skype, anche di più a volte. Se tutti mi scrivono, allora divento pazzo. Faccio solo questo lavoro di scrivere su Skype. Poi non è facile fare trading, è anche più difficile spiegare una cosa su Skype scrivendo, assolutamente impossibile. Ok, bene, è sceso di un altro pallino. Un altro pallino è sceso, allora vuol dire che c'è l'accelerazione, sta accelerando, ma dalla parte contraria. L'unica cosa è che non è facile adesso mettere un'altra riga di pallini e far vedere che i pallini praticamente stanno cambiando colore. Prima si devono esaurire per poi ritornare nell'altro colore. Ok, io sono pronto anche a prendere profitto di questa piccola entrata, perché siamo a 37. Allora, una. 2, 3 e 4. Mi pare che ho fatto solo questi 4, quindi la lascio solo questi 4. Chiuso il long per me, long corto, portato a casa, non mi interessa, cose piccole. È il mercato un po' difficile. Addirittura qui si potrebbe incominciare a fare uno short. Non lo faccio, perché non lo faccio? Perché praticamente è partita una nuova distribuzione, quindi non lo faccio. 35 candele, più o meno, diciamo, abbiamo una regola del 40, quindi non lo faccio. Può accelerare, non mi interessa. Quello che è stato fatto è stato fatto. Ok?
Va bene. Allora, io sto ancora fino alle 10, non lo faccio fino a lungo lungo, perché l'ho fatto troppo lungo l'altra volta, poi ho problemi di decodificare il video. Poi ce n'è anche uno nel pomeriggio di webinar, mi riservo un attimino un po' di tempo, siccome ne faccio tanti di webinar, cerco di farlo un attimino più stretto. Allora, quindi questa spiegazione qui vedete? Il cambio del pallino, lo sto indicando con il dito, questo pallino qui, lo sprint, è diventato da rosso, praticamente da... facciamo il conto che questi pallini qui fossero tutti quanti rossi. Quando cominciano a diventare di meno, si diventano bianchi. Prima, da 10 pallini rossi che ho, o quanti sono rimasti, non so se erano 7 o 8, piano piano retrocedono fino a diventare l'ultimo pallino che è rosso, diventa poi verde. Adesso se continua diventa verde, 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 quindi comincia la scala dei verdi. Ok? Quindi così funziona l'indicatore al contrario, leggendo la debolezza dei pallini. Ok. Non faccio ulteriore long, no, no, per il momento non lo faccio, aspetto un attimino di capire come si comporta. Andiamo a vedere anche su H1, abbiamo una candela sul pullback, quindi zona di pullback, questa qui, dove batte sul minimo di partenza del ciclo 3. Ricordate che comunque siamo in un ciclo 3, quindi la fase è ribassista. L'unica cosa che potrebbe succedere è che la fase ribassista finisca proprio perché la distribuzione è già stata chiusa, fa parte della distribuzione precedente, anche se abbiamo avuto tre cicli, la Y, l'1, il 2. Non importa, si può spezzare e ripartire un ciclo 1, quindi ripartire la nuova distribuzione lo fa quando tocca la 48. Quindi assolutamente stare un attimino fermi è la cosa forse migliore. Ti ho letto adesso, no, non si è rotta, non si è rotta la chitarra, è caduta e basta. Per fortuna che è caduta la chitarra più scarsa che ho, quindi non mi fa, se cadeva l'altra magari mi dà un po' più fastidio, perché l'avevo appoggiata proprio qui dietro, un po' stupido sono stato appoggiarla qui dietro, ma il mio ufficio è anche la mia, diciamo, sala prove, faccio le mie prove, le mie cose, perché il mio hobby suonare chitarra, pianoforte, quindi il mio ufficio è anche preso, poi prima o poi quando avrò il tempo riuscirò a condividere anche questo, ok? Va bene, che l'avevo già promesso. Benissimo. Ciao Giuseppe, oggi pomeriggio, buona giornata. Allora, per chi è nuovo, se mi contattate per Skype, vi ricordo, se avete un nickname, di scrivermi per favore il vostro nome, che almeno so se avete seguito il webinar o da dove arrivate. Scrivetemi due righe, perché se mi scrivete, vi faccio un esempio, se mi mandate, mi contattate, c'è scritto Paperino 85, io non è che posso cominciare a sapere chi siete, quindi scrivetemi, che ne so, sono Francesco, Marco, Antonio, Luigi, seguo il webinar, allora più o meno mi so regolare, ok? Anche perché essendo molto pubblico sul web arrivano anche tante richieste che sono solamente fake pubblicitari. E purtroppo è così, ma arrivano tanto. Quindi non, prima di cancellare vorrei capire chi è. Bene, capire adesso, piano piano, come dietreggiano i pallini rossi per diventare verdi è un fatto che nel webinar di oggi ho cominciato perché ho avuto l'occasione di dimostrarvi cosa intendo io nel guardare l'indicatore e cercare di capirlo. L'abbiamo fatto nel daily, che era la cosa migliore da fare, per capire adesso quando abbiamo cambiato le impostazioni, per capire quando questa fase qui, quindi la fase strong, down strong, incomincia a deteggiare e si riparte con un nuovo ciclo. Quindi potremmo, in base anche a questo, inserire anche la media mobile, che ne sai. Questa dovrebbe essere una media a 48, che qui non c'entra niente, non serve più. Ci serve, non ci serve una media 48, ma ci serve una 100 esponenziale. Chiusa, la mettiamo tratteggiata. Ok, questa è una media a 100 periodi. Quando il prezzo è sopra la 100, il trend è rialzista. Quando il prezzo
sotto l'accento il prezzo ribassista. Quando va in laterale è il problema. Però andiamo a vedere una cosa, vedete qui, da qui quando era sotto l'accento, il prezzo è stato ribassista. Fase di lateralità per poi qui rompere e portare sopra l'accento. Ok. Quindi anche qui da capire ancora come funziona l'indicazione. Come funziona l'indicazione del TTS visto in un time frame praticamente daily a candele molto con molto spessore, con molta contrattazione dentro, capire soltanto la direzione del trend e non fare per fare trading, non è un segnale di trading, ma per allora capire come si sta comportando il prezzo sul 4 ore. Sembra un giochettino, ma è arrivato sulla trend line, nonché sul pivot. Siamo sulla parte bassa, potrebbe ripartire, non lo so ancora, quindi non lo faccio. Sull'H1 abbiamo una candela che si ritorna su, sul minuto avevamo la ripartenza di un ciclo 1, adesso la chiusura del ciclo 2, vedete c'è un segnale short, il prezzo che andrebbe sotto la 12 avrei un segnale short e il segnale short lo faccio. Così facciamo un altro segnale short e poi vediamo come comportarsi. Segnale short perché? Prima cosa, devo riuscire a coprirmi la commissione, lo spread, se no non ha senso, e se no me lo lascio aperto che comunque è un'operazione contraria e mi va bene anche tenerla, cioè praticamente è un'operazione comunque che la uso contrariamente per tenermi stabilire un po' il margine, se è una posizione contraria adesso comincia a salire il prezzo, mi va bene anche avere una posizione contraria. Invece se non è una posizione contraria, né la chiusura di un ciclo 1, mi va bene lo stesso perché allora mi chiudo il ciclo e mi rigiro l'oro. Ok? Quindi porto un po' di volume, guadagnandoci logicamente. Chiusura di un ciclo 1, se questo è il massimo, posso mettermi anche un Fibonacci, tanto non mi dà fastidio, non costa niente, lo metto così. 50% è questo, non vado a puntare sulla chiusura del 50%, ma un 38,2 mi basterebbe. Andiamo a vedere prezzo che oscilla sulla 12. Quindi ancora rimango, perché ho aperto la posizione, rimango ancora un attimino con voi. Nel frattempo, mentre si sta muovendo il grafico, lo lasciamo anche andare, andiamo a vedere velocissimi i cicli sul sterlina dollaro ciclo 3, chiaro, quindi siamo in chiusura, la sterlina dollaro è in chiusura, quindi questo è il ciclo 2. Questa è la trend line ciclica, siamo qui praticamente. Una rottura di questa trend line, ma se non proprio più giù. Ok, una rottura di questa trend line. Darebbe via al segnale short, però attenzione, siamo nel ciclo 3 molto tirato, quindi prima di fare il ciclo 3 deve ripartire un ciclo 4. Qui i segnali, il primo segnale short è questo, stop loss è la linea rossa, quindi questo sarebbe il primo segnale da prendere sull'ILAM. H1 non ho i cicli, andiamo a vedere, 1, 2, 3 e 4, quindi li segniamo ad occhio, questo è il 2. Questo è il 3, può essere anche questo il 3, non importa, 3, 3 e questo è il 4. Quindi siamo praticamente a fine distribuzione, non è possibile più entrare. Distribuzione laterale ribassista. Allora, 1, 2, 3, ci sta anche con la fatalità. Potrebbe anche allungarsi la più, non c'è problema, questo è il 4. Siamo nel ciclo 4, 2 e 3 e 4. Ok, ritorniamo nel nostro ciclo sul minuto, quindi dinamico, cosa dice? Dinamico short, vedete la linea rossa entrata, più di notte, segnale, target e linea blu, quindi non c'è. Non c'è paragone perché l'indicatore è praticamente uno dei miei indicatori più vecchi, che è basato su statistica. Ok, ciclo 1 in chiusura, che poi è molto lungo, devo dire, sembra molto lungo, però ci sta ancora, potrebbe essere già questo qui il ciclo 1 e questo il ciclo 2, comunque in ogni caso in chiusura perché faccio la fratellità di 25-24, qui siamo
a 20, quindi in chiusura, oppure questo è il ciclo 1 un po' più lungo, che siamo sul minuto e sta chiudendo il ciclo. Quindi il target per questa operazione qui abbiamo detto 38,2, vediamo se riesce ad arrivare. Indice del dollaro positivo, chiaro, forte, l'indice del dollaro, quindi il dollaro è forte, tutto il dollaro è forte su tutte le altre valute. Attenzione, quasi pronti a chiudere, ancora pochi pips. Quanti pips sono da qui? 2, 3, perfetto. Questa è la cosa anche che dico sempre, che è difficile fare le posizioni strette, perché si paga più o meno tra spread, tra commissione, dipende, ma più o meno siamo dall'1,52 di pips, quindi siamo una media di 1,8 di pips tra commissione e spread, dipende che conto state usando. Se usate un conto che pagate meno spread, vi assicuro che il broker vi allarga lo spread, quindi lo pagate lo stesso. Quindi la media dell'1,5, 2 di pips, 2 pips di spread lo pagate in ogni tanto, uguale che broker state usando. Okay? Anche se vi sembra di pagarne di meno, ricordatevi che ne pagate di più, perché pagate all'uscita. È un po' difficile, ma lo slippage manipolato sui conti a liquidità, lo chiamo manipolato perché è più manipolato, è una questione di per farmi uscire senza avere un requote, il prezzo praticamente cambia, quindi lo pagate all'uscita, va bene? O lo pagate all'entrata o all'uscita o come commissione. Quindi è difficile fare le posizioni di scarti che si sono una volta di 2-3 pips, perché già se ne paga quasi 2 di spread, quindi minimo l'operatività di essere di 3-4 pips, ok? Quindi quello che è successo da adesso, da dove siamo entrati, più o meno era questa zona qui, da qui a qui sono 2 pips, quindi state pagando soltanto lo spread, quindi devo farne minimo 4, ok? Target 38,2, vediamo se ce la fa, poi lo chiudiamo l'operatività perché non mi interessa, ancora è forte, quindi ancora deve partire la distribuzione, quindi può in un momento o l'altro ripartirmi con un nuovo ciclo, sono pronto già a chiudere. Fanno questi 2 pips. Ok, dai, accelera senza farmi lo scherzetto, perché poi ti fa lo scherzetto. Incominciamo a chiudere. Dai, accelera. 1 pips ancora. Una, due, tre. Cioè, forse non c'è più uno. Cavolacci. Si è chiusa. Ok, chiusa adesso. Intanto l'avevo presa con un altro velocemente. Ok, chiuso, non mi interessa più. Sta ripartendo, deve ripartire un nuovo ciclo. La prossima operazione lotta ha fatto sopra la 12. Quindi questo giochettino che ve lo consiglio, se usate gli indicatori avete una nozione tecnica ancora meglio. Se non avete nessuna indicazione e volete soltanto giocarvi la partita sopra la 12, è un sistema molto semplice, praticamente vi guardate, poi ho dato magari anche ragione, arrivo alla 38, però guarda, l'importante, voglio chiudere, non voglio avere, ecco, toccata la 38, quindi siamo a posto, tocca anche il 50% di FIBA, ok? Quindi qui potrebbe ripartire adesso ciclicamente, quindi ho dimostrato anche questa cosa qui. Se volete giocarvi l'andamento ciclico, allora, il metodo di Gunn, la 12 è la media ciclica di Gunn, poi io l'ho evoluto con diverse altre teorie, ma 12 periodi, quando va sopra la 12 mi gioco il nuovo lotto. Ok? Per adesso sono ancora sotto la 12, quindi non devo fare niente, devo aspettare soltanto che mi ritorni sopra la 12. Notate anche il Fibonacci, che è soggettivo, perché lo dico ogni volta, soggettivo per metodo, per strategia, per persona. In questo caso qui era il 38, il mio livello di approdo è il 38,2, ci è arrivato, di ho sfiorato il 50, però il 50% ancora non l'ha toccato, lo può ancora fare. Ciclicamente dove siamo, si stanno portando i cicli più in lungo, però va bene lo stesso perché siamo sul minuto, quindi possiamo accettare una discrepanza ciclica numerica, va benissimo. Incomincio a mettermi sul minimo assoluto, che è questo, conto questo come ciclo 1, fino a prova contraria, questo è il ciclo 1. Non mi interessa adesso fare il trade lo faccio sopra la 12, che essendo una media a 12 periodi che si sposta con le candele a un minuto, si sposta molto vicino alle candele, non è che varia,
anche questa salita qui, la media era lontana di 5 pips, 4 pips e mezzo, quindi anche qui adesso non è più lontana. Ci metto un attimo a ritornarmi sopra la 12. Quando va sopra la 12, con chiusura sopra la 12, nel migliore dei casi, ho una ripartenza ciclica. Il minimo lo deve mantenere per essere un ciclo, quindi deve mantenere anche il minimo, lo sta mantenendo con le prossime due candele, l'ha mantenuto. Aspettiamo, visto che siamo sul time frame a 1 minuto, possiamo fare dei test e andiamo a vedere. Ok, quindi abbiamo fatto un long, abbiamo fatto uno short. Adesso guardiamoci cosa potremo fare ancora. Cose veloci. Ne facciamo 2, 3, 4, 5 così, alla fine il risultato è come averne fatta una. Però meglio fare cose piccole perché siamo ancora in una fase di mercato ribassista al massimo, però con, diciamo siamo a fine corsa, potremmo essere a fine corsa, ok? Del trend ribassista che si è innescato. Comunque dovrebbe fare prima un ritracciamento prima di ripartire. Ok? Qui. Lo tengo monitorato, due pallini rossi e un pallino rosso per la direzione e la forza. Vediamo come si comporta. Anche qui deve ripartire la fase rossa dell'indicatore. Continuo a tenere questo minimo qui. Dai che ce ne facciamo un'altra adesso. Dai, 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 ormai volevo andare via un po' prima, però vabbè, dai, sto comodo, non c'è problema. Ancora tutto a posto. Sì, questa discesa qui è la prova è una prova, questa discesa è stata forte. La discesa dell'eurodollaro così forte, non ce l'aspettavamo, penso che nessuno se l'aspettava. Non ci si aspetta mai perché sembra sempre che voglia finire, che sia soltanto un piccolo, una discesa, 20, 30, 40 punti, invece poi continua e non si ferma più. Così è purtroppo il Forex, ma è anche bello quando siamo dalla parte giusta, non ce ne rendiamo conto, ma stiamo cavalcando praticamente molto di tempo. Ok, qui. Vedete che piano piano non c'è accelerazione, si sta affiancando praticamente, questo continua a essere il minimo del ciclo, ancora non lo segno, andiamo a vederlo qui, i pallini rimangono 2, 1, 2. Si vede come sono messi a pallini, ancora tutti, soltanto la forza è diminuita, è diventato un pallino solo, quindi anche in base alla forza posso dire ok, non c'è tanta forza, quindi magari meglio non fare più lo short fino a quando la forza non sarà più forte. Lo sa, la forza non sarà più forte, il gioco di parole. Ok. 4 ore formidabili perché abbiamo cominciato il webinar con la forca di pitch, ci è arrivato pure perché ce l'avevo solo fino a farlo allungata e parallela alle altre. Vedete questa qui è parallela a questa. Più o meno, devono essere più o meno, come se riuscivassi. Va benissimo. Non vuol darmi il segnale, vediamo come si comporta. Guardare anche quello che stiamo facendo noi adesso, che abbiamo fatto queste due o tre posizioni, queste due posizioni, una long, una short. Adesso cominciamo anche a guardare un'altra cosa, perché quando riparte, che poi lo potrei anche mettere qui, il segnale lo potrei mettere qui dentro, così non sto a spostarci, però non importa, tanto per il momento c'è 2 gradi, si va bene anche così. Perché all'inizio volevo solo testare l'indicatore senza guardare i cicli, adesso sto un attimino implementando perché i cicli non mi lasceranno mai in pace, mi lasceranno sempre, dovrò sempre tradarli. Ok, attenzione, qui potrebbe essere la continuazione del trend di bassista, però non ho segnali, quindi ancora non lo faccio. Questo sarebbe stato un tentato di segnare qui, rottura di questo minimo, non lo faccio, sebbene ciclicamente potrebbe essere un ciclo di ribassista, ma non lo faccio ancora, non ho nessun ritracciamento. Ok?
Probabilmente continuerà a scendere, però un attimino che lo guardiamo. I pallini aumentano, ma la forza no. Adesso c'è il cambio di volatilità, non si muove. Prezzo non si muove. E questo qui praticamente. Guardando ciclicamente, devi prendere la pianta perché se non si vede più niente. Ciclicamente, questo punto qui, se qui mi parte un ciclo, diventa ribassista. Qui. Quindi praticamente continuerebbe il trend short, il ciclo sarebbe questo. Ma siccome siamo sul minuto, ed è un po' difficile capirle queste cose, se questo è il ciclo 1, questo è il ciclo 2, non lo so. Sto ancora qui, è partita dalla distribuzione, quindi da qui comunque la distribuzione è partita in long. Non so in che ciclo sono, aspetto un attimino, non lo voglio fare questo trend. Poi, ripeto, siamo sui minimi assoluti, mettersi short non è la cosa più bella. Mi dispiace che abbiamo chiuso lo short troppo presto, ma è sempre così, sarà sempre così. Non riusciremo mai a chiudere il trend perfetto. O il trade, perfetto. Sta approdando di nuovo il pivot. Candela H1. Candela H1 che ha portato l'euro-dollaro, ma non ce la fa andare di sopra. Quindi il trade per ripartenza è questo qui. Toccato il pivot. Trade per ripartenza è questo. Ok? I pallini aumentano. Pivot. Adesso andiamo a ricomporre l'analisi. 57 candele, troppo. Ciclo 1. Ciclo 2. Niente. Fino a quando non mi va sopra la 12 non faccio più il trade. Non sono neanche più sicuro se sono sul ciclo 1 o sul ciclo 2, sono già entrato nel ciclo 2 ribassista o nel ciclo 3 ribassista, quindi non lo faccio. Adesso vi lascio pure trade long soltanto sopra la 12. Ricordatevi che stiamo un time frame a 1 minuto e abbiamo perso 6 pips. Cioè abbiamo avuto una debolezza di 6 pips. Quindi fino a quando non mi riparte la media 12 si sta portando più bassa. Qui per esempio dove doveva ripartire era più vicina, adesso sta portando più bassa ancora, bene, appena il prezzo mi va sopra la 12 io lo prendo per ripartenza ciclica. Ok? Bene, ciao a tutti, a oggi pomeriggio alle 3 sono online per il live trading, a dopo, ciao ciao, ciao, ciao a tutti.